via Giacomo Imbroda 152 158 a Nola 081 512 91. Radio Punto Zero presenta Napoli Magazine. È giovedì 30 gennaio 2014, buon pomeriggio a tutti da Michele Sibilla e benvenuti a Napoli Magazine, la trasmissione radiofonica dedicata al calcio Napoli che approfondisce i temi proposti dal web su napolimagazine.com, in onda dal lunedì al venerdì dalle 14.40 alle 16 sulle frequenze di Radio Punto Zero. Michele Sibilla in studio con Sebastiano Felicella in console e Antonio Pedrazzolo dalla redazione di napolimagazine.com. Il Napoli dunque raggiunge la Roma in semifinale di Coppa Italia, il quadro è completo: da una parte Udinese e Fiorentina, dall'altra Roma e Napoli, sicuramente la parte più interessante e molto probabilmente la semifinale più combattuta. Il 5 si gioca all'Olimpico, il 12 il ritorno allo Stadio San Paolo. Napoli che ha dunque il fattore campo dalla propria, ma dovrà essere capace di giocare due partite di assoluto livello contro una squadra fortissima che sicuramente punta tanto alla Coppa Italia. Per l'epilogo della scorsa stagione, ricordiamolo, perse la finale a Roma, perché la finale si gioca a Roma allo Stadio Olimpico, nel detestatissimo derby contro la Lazio, detestatissimo proprio perché finì male per i colori giallorossi. Quindi il Napoli dovrà essere capace di giocare due grandissime partite per arrivare in finale. Il mercato: arriva Goulam, esterno di difesa del Saint-Étienne. Enrique, un giallo c'è, non c'è, ora non so cosa mi sono perso nell'ultima mezz'ora, ma vedremo tra poco. E poi chissà cosa succederà nelle ultime 24 ore a disposizione di De Laurentiis, Bigone e Benitez per far quadrare il cerchio. Il tutto alla vigilia di una partita difficile, trasferta su un campo tosto e ostico come il Fratelli Azzurri d'Italia di Bergamo contro l'Atalanta dell'ex Marino. Ma cominciamo come ogni giovedì salutando Gaetano Fontana. Ciao Gaetano, buon pomeriggio. Ciao, buon pomeriggio a voi. Se ti chiedo qual è il tuo stato d'animo? Qual è la domanda di riserva? Qual è il tuo stato d'animo? Beh, insomma, dobbiamo combattere anche questa. È una situazione paradossale perché siamo stati citati e condannati, ormai credo che conosciate tutti quanti la situazione, per l'illecito sportivo, quando a me hanno insegnato che l'illecito sportivo era ben altro. Purtroppo c'è anche questo. La cosa che mi conforta è che chi è stato in galera e ha scommesso su partite, ha venduto partite dove ci sono state anche delle transizioni a livello economico, se la sono cavate con 5 mesi, addirittura stanno rientrando in campo. E noi che abbiamo fatto molto 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 meno, ma anzi ne abbiamo subito più che fatto molto meno, siamo lì a discutere una sentenza di 3 anni e mezzo. Per questo mi sembra di vivere un sogno incubo dal quale spero di uscire al più presto. E quindi la speranza è l'ultima a morire, ma che soprattutto la giustizia sportiva diventi tale e che non sia, come spesso accade, Gaetano, in primo grado ingiustizia. Però è strano anche questo, insomma, ci dovrebbe essere anche uniformità e criterio anche da questo punto di vista, perché si rischia poi che diventi una barzelletta, no? Dove tutti i casi in un primo grado di giustizia vengono emesse delle sentenze con delle pene durissime per poi essere ritrattate. Ovviamente ci sono dentro io questa volta, mio malgrado e senza aver commesso nulla, mi auguro che venga rispettato questo trend che ormai al quale siamo abituati, perché comunque è veramente difficile accettare una cosa del genere. Io, alla vigilia di tutto questo, ho detto che sarebbe stato quasi impossibile accettare anche una sola giornata di squalifica, perché insomma sono lontani da me alcuni concetti. Per me lo sport è essenza di vita
è uno stile di vita, l'ho sempre praticato così e mi piace insegnarlo così, e quindi trovarmi dentro a questa situazione è veramente difficile, ma come è difficile anche per i miei ragazzi, perché alla fine sto vedendo dei ragazzi che stanno seguendo un certo percorso anche introspettivo e stanno venendo fuori degli uomini veramente importanti da questa esperienza. Però mi dispiace che paghino oltre misura questa situazione, non è corretto per loro e non è neanche giusto, perché alla fine stiamo parlando sempre di ragazzi poco più che ventenni. Senti Gaetano, io non voglio trattenerti molto perché so che tu ci metti sempre la faccia, sei sempre molto disponibile, però so quanto è difficile comunque parlare in questo frangente, quindi ti faccio l'ultima domanda sul Napoli, sì. Proprio perché chiaramente insomma non c'è nemmeno da fare paragoni, però la squadra azzurra stava vivendo un momento mentale particolare, soprattutto alla luce degli ultimi due pareggi, e la partita di ieri era una partita veramente molto molto difficile, a prescindere dall'avversario che è arrivato qui in vesti un po' dimesse, però tu che conosci bene Direia ha preparato benissimo la partita e ha messo in difficoltà il Napoli. La vittoria, quanto può servire la vittoria di ieri, sebbene agguantata a 9 minuti dal termine su un'invenzione, io direi, di Higuain, perché non è stato colpito dal pallone ma ha avuto quel lampo di genio per metterla dentro? L'istinto del genio a trasformare quel tiro in un assist, e non è stata una casualità, non è stata neanche una deviazione accidentale, è stata voluta, perché il gesto tecnico è abbastanza evidente. È stato importantissimo vincere, perché comunque, come dicevi tu, i risvolti mentali e psicologici di questa vittoria possono essere importanti in maniera positiva per il proseguo del campionato, perché comunque ci sta che in una fase importante come questa della stagione, dove si tentenna soprattutto con le piccole, dicevamo anche la scorsa settimana che una squadra se vuole lottare ad ambire a successi importanti deve avere la capacità di gestire soprattutto le partite che sembrano sulla carta quelle più abbordabili, anzi non sono neanche in discussione, però come spesso capita nel calcio o nello sport, se non sei attento a 360 gradi difficilmente riesci a superare l'ostacolo, perché oggi sono tutti organizzati, tutti sono preparati sulla materia, sono preparati anche fisicamente, e si cerca di annullare il gap tecnico anche attraverso l'intensità e la corsa, ed è quello che è successo contro il Chievo, per cui bisogna fare molta attenzione e curare tutti i particolari, ma credo che la cosa più importante da fare in questo momento è tirare fuori una mentalità che cresce e si rafforza proprio attraverso questi momenti, perché alla fine quando ci si trova dentro è il come si affrontano che spesso fa la differenza. Aver vinto anche ieri una partita importante dove le difficoltà erano tantissime da questo punto di vista, credo che sia una manna vera e propria per il Napoli del futuro. Bene così Gaetano, io ti ringrazio tantissimo, ti abbraccio, lo sai. Grazie. Che noi siamo tutti con voi e speriamo che la giustizia sportiva faccia il suo solito corso a questo punto. Vi ringrazio a nome dei miei ragazzi, un abbraccio a tutti. Un abbraccio e forza Nocerina e forza Gaetano, grazie. Grazie a voi, ciao. Grazie Gaetano Fontana, siamo veramente di cuore, ma anche di corpo, vicini a lui, vicini a Gigi Bavarese, alla Nocerina e, come diceva Gaetano, ai giovani giocatori rossoneri. Buon pomeriggio a Sergio Curcio, ciao Sergio. Buon pomeriggio Michele, buon pomeriggio a tutti gli amici di Punto Zero. Di Napoli ti faccio parlare tra poco con un tuo vecchio amico, io voglio però da te Sergio veramente un telegramma su questa vicenda della Nocerina. Che dire, la giustizia è giustizia e va sì rispettata. Io credo che però dietro le maglie di una legalità che è stata secondo me fin troppo dura nei confronti della squadra molossa ci sia una situazione che probabilmente anche per la giovane età dei ragazzi che Gaetano Fontana allena sicuramente forse non poteva essere gestita in maniera diversa se non con una palese eventuale rinunzia a giocare la partita
denunciando determinate situazioni e determinati comportamenti da parte di tifosi pseudo tali o delinquenti, che dir si voglia. È chiaro che è difficile in questi casi capire dov'è la ragione e dov'è il torto, perché è difficile entrare in quelle che possono essere le emozioni, le sensazioni, le paure di giocatori che sono anche professionisti sicuramente, ma che sono in un primo momento sono uomini, per cui hanno e non possono non avere le loro debolezze e i loro timori in una situazione che è sicuramente anomala e che continua, secondo me, a dimostrare che nel calcio qualcosa va rivista e non soltanto le cosiddette punizioni esemplari. D'accordissimo con te, e io ti presento il tuo ospite Sergio, perché ti faccio ritornare un po' indietro nel tempo, quando su quella salita di Soccavo del Centro Paradiso chiacchieravi con il giocatore, li intervistavi, chiacchieravate della partita, del momento. E allora ti lascio volentieri il microfono, prima però saluto Raffaele Di Fusco. Buon pomeriggio Raffaele. Buon pomeriggio a voi, ciao Michele. E con noi c'è Sergio Curcio, caro Raffaele, che ti torchierà un pochettino. Va bene. Vai Sergio, vai. Raffaele, buon pomeriggio. Buon e allora cominciamo, te, cominciamo subito da una cosa che ti riguarda molto da vicino. Ieri sera dopo la partita c'è stata l'intervista a Pepe Reina e mi pare che il portiere, in maniera non esplicita, però abbia quasi ufficializzato non solo la sua partenza e il distacco da Napoli perché deve tornare a Liverpool, ma abbia soprattutto ufficializzato la promozione a titolare di Raffaele. Ecco, tu che sei Raffaele Di Fusco, dimmi e dammi un giudizio su questo portiere brasiliano che io reputo, l'ho visto giocare in estate, sicuramente un giocatore all'altezza anche di un Napoli di caratura internazionale. Beh, indubbiamente stiamo parlando di un ottimo portiere. Poi sai benissimo che i portieri vanno giudicati nell'arco di un campionato e quindi poi là si tirerà somma per vedere se è pronto per un campionato di assoluto di vertice, insomma. Diciamo che Rafael ha tutte le carte in regola, però ripeto, il portiere a mio giudizio va giudicato nell'arco di un'annata e io sinceramente non sono in grado di poterlo giudicare sotto questo punto di vista. Ho capito. Senti, passiamo da un punto di vista tecnico, certo, ci sta. Poi sai, campionato italiano è comunque diverso, lui sembra pronto, quindi è ora di metterlo in pista, anche perché diciamo che ad onta di qualche errore commesso anche dai grandissimi in questa stagione, mi pare che lui grosse defaianze finora non ne abbia avuta quando è stato chiamato a difendere la rete del Napoli, insomma anche in campo, sì, internazionale. Sì, infatti ricordo qualche partita dove qualche incertezza l'ha avuta, ma sono cose quasi fisiologiche, cose anche a quell'età, dai. È normale, infatti, voglio dire. Senti, passiamo un attimo e veniamo a Atalanta-Napoli, partendo però dalla partita contro il Chievo di sabato pomeriggio e passando attraverso la qualificazione a questa semifinale di Coppa contro la Lazio per la partita appunto di ieri sera, sì, che vedrà impegnato il Napoli contro la Roma in una doppia sfida a breve termine. Ecco, io brevemente ti dico che già ieri sera con Jorginho in campo ho visto che la squadra si è mossa con maggiore disinvoltura nonostante le condizioni del terreno e soprattutto con una velocità che forse è stata la chiave per non scardinare, per non essere riusciti a scardinare in maniera definitiva la difesa del Chievo Verona. Ecco, in prospettiva Bergamo, tu vedi un Napoli più vicino a quello contro la Lazio di ieri sera o temi che possa ripetersi un Napoli come quello visto contro il Chievo? Io ieri sera ho visto a tratti il Napoli di due mesi fa, c'è stato d'accordo, secondo me un risveglio non indifferente, veramente ieri sera a tratti si è visto il bel Napoli di tempo fa,
quindi penso che sia una squadra nettamente in ripresa, al di là di Jorginho che è stato tra i migliori in campo ieri sera, ha cambiato il ritmo, ha verticalizzato bene. Forse ieri sera è mancato un po' l'apporto a sinistra, della spinta dei terzini a sinistra, ma oggi è andato un pochettino di più. Vedo ancora la difesa ancora un pochettino un po' titubante. Ieri sera non ha avuto problemi, perché la Lazio di ieri sera di sicuro non sarà la Roma prossima, insomma. Certamente, anche perché poi giocava praticamente solo col ragazzino in avanti. Bravo. E lo stesso Felipe Anderson ha dovuto sobbarcarsi un lavoro per il quale non è portato, perché lui è un giocatore che tende ad offendere, invece ieri è stato chiamato a fare la doppia fase. A maggior ragione mi sarei aspettato una spinta più continua dalla parte sinistra, che secondo me è venuta a mancare. Non so se poi spingerà anche successivamente. L'arrivo di Ghoulam, io non so se conosci il calciatore. No, mi è stato detto che questo è un giocatore molto forte, nasce addirittura come esterno d'attacco, e l'arrivo di Ghoulam dovrebbe diventare però a questo punto, per quello che hai detto e per quello che penso anch'io, assieme all'innesto di Jorginho e Popriano, cosa potremmo creare veramente bello. Una che già seguito il serifino per importante. La partita è quella di volante di bene, soprattutto quali che attuano dare a giocare, soprattutto Cigarini, che è un giocatore che col Napoli comunque un pochino ce l'ha, perché forse si è sentito trattato male. Sì, però al di là dei valori dell'Atalanta, che rispetto, voglio dire, noi dobbiamo preoccuparci della prova che faremo, cioè che il Napoli farà, perché se il Napoli si esprime ai suoi livelli, l'Atalanta ha poche speranze. Ho visto una buona ripresa, ripeto, anche a tratti di Hamsik, che nell'ultimo periodo forse era un po' troppo lontano dalla porta, non riusciva a trovare la posizione giusta per poter essere incisivo così come lo è stato in altre partite dell'Hamsik precedenti, intendo dire, dove era immarcabile. Adesso hanno preso già più punti di riferimento, ricordo già dalla partita con la Juventus, che il vertice basso avversario prendeva uomo Hamsik. Certo. Quindi voglio dire, la chiave un pochettino delle ripartenze improvvise è anche frutto della posizione di Hamsik. Assolutamente, anche se ieri sera diciamo che l'ho visto già muoversi in maniera migliore, ma io ti parlo di muoversi proprio come fatto atletico, non di resistenza, ma proprio come movimenti, anche nel breve, è riuscito a fare delle corse deviate e variate che prima non faceva, che infatti mi avevano fatto pensare che lui avesse qualche problemino oltre al dolorino al piede. Era una questione tattica, non che non corresse, ma che corresse male. Esatto. Il discorso di anche se torniamo indietro con Lavezzi, faccio un esempio, no? Cioè Hamsik è sempre stato immarcabile, non sapevano come marcarlo. È vero che Lavezzi apriva le difese avversarie, però Hamsik ha proseguito poi nella positività. Lui ti taglia da dietro e non lo vedi, questa è la verità. Bravo, lui poi dipende, non so se ha delle disposizioni tattiche dall'allenatore particolari, però nell'ultimo periodo, dove il Napoli non ripartiva o non era così brillante, veloce, voglio dire, è perché mancava secondo me il punto proprio quel riferimento. Sì, lui era un po' schiacciato troppo avanti e non aveva gli spazi, se è questo che vuoi dire, dal punto di vista tattico. Era troppo avanzato, altre volte era troppo lontano. Sì, si schiacciava troppo avanti. E quando lui era avanzato gioca di spalla alla porta. Mentre lui deve avere campo davanti, e allora diventa devastante per gli avversari. Io vi devo interrompere, ahimè, purtroppo, perché il tempo è un maledetto delinquente. Tu sai che io poi, quando metto sotto determinate persone, poi Raffaele, devo dire, è sempre stato di una disponibilità unica, oltre a essere una simpaticissima persona. Straordinario. E quindi capirai, hai fatto bene a interromperci, perché sennò potevamo andare avanti anche per parecchio tempo. Posso dirvi tranquillamente una cosa, proprio per chiudere e salutarvi, che Rey ha ammesso che quello che ha dato fastidio alla Lazio è stata proprio la posizione di Hamsik ieri, e che poi abbiamo in tempo reale, carissimi a entrambi, lo dico,
dei complimenti straordinari. Che bella chiacchierata, Curcio di Fusco. Insomma, e quindi i complimenti dei nostri ascoltatori che hanno veramente gradito e capito, soprattutto, il che, soprattutto in questo periodo, è un bene che ci teniamo stretto, far capire alla gente un po' la situazione. Ma il calcio, come diceva Bianchi, e Raffaello lo conosce, diceva che il calcio è semplice, diceva siete voi giornalisti che lo complicate. E beh, ti ricordi, Raffaele? Quindi noi andiamo avanti così e io, diciamo, nella mia modestia anche di carattere tecnico, cerco di essere quanto più comprensibile per gli altri, e quindi con te mi risulta ancora più facile, perché sei uomo di calcio e quindi penso che possiamo andare a braccetto. Un abbraccio a entrambi, Raffaele, forza Napoli, grazie. Ciao ragazzi, grazie, ciao. Buon lavoro a tutti. Buon lavoro a tutti. E oggi il direttore fa gli straordinari, non solo perché ha vinto il Napoli, ma perché? Perché c'è un ritorno. Padrona di casa, quindi io do il buon pomeriggio a Maria Mazza. Ciao Maria. Ciao. Buon pomeriggio a voi, come state? Bene, bene Maria, finalmente sei tornata, così il direttore fa gli straordinari. Sì, non sarei mai rientrata alle 15, pensa Maria, solo per te. Però so che vai di corsa, quindi ti faccio subito le prime domande. Ma prima voglio farmi una domanda, ma almeno vi sono mancata un po'. Tantissimo, tanto. Cioè, della serie a quello. Direttore, tanto, sì, tantissimo. Certo, che domande mi fai? Ho dovuto consolarlo, la notte mi chiamava Maria. Non sapevo come mi chiamava anche la notte, mi chiamava. Pensa, per protesta non parlavo più con Michele, non lo sfottevo nemmeno. Quello, mi scusa, è buono trattare male Michele ormai, direttore, quella è la verità. Lo so. Senti Maria, però leggevo il tuo editoriale, che invece non manca mai, su napolimagazine.com del giovedì. Non è il momento di arrendersi, il Napoli sta facendo gli acquisti come promesso da De Laurentiis e sottolineato da Benitez, bene così, perché c'è stato il passaggio in Coppa Italia, in campionato però bisogna rialzare la testa. Sì, perché è un peccato, nel senso il Napoli, diciamo, alla ripresa del campionato, diciamo che ci aveva un pochettino deluso all'inizio e ha fatto anche un po' fatica, quindi questa vittoria di ieri comunque contro la Lazio, e quindi l'accesso in semifinale di Coppa Italia, sicuramente ci ha regalato un sorriso che sarà comunque un attimino spento. Poi comunque si sente anche in giro il malcontento dei tifosi, quindi comunque vivendo Napoli anche da cittadina, comunque sento, no, le voci dei tifosi che ti firmano, ti parlano, eccetera. Quindi questa vittoria di ieri è stata sicuramente una manna. Bisogna continuare su questa scia e bisogna anche vedere questi nuovi acquisti, poi come si comporteranno nella realtà. Ecco, tra i nuovi acquisti, un parere su questo brasiliano Jorginho, che ha fatto la differenza, forse è stato il migliore in campo del Napoli contro la Lazio. Sì, sicuramente ieri ha subito dato il suo bigliettino da visita, nel senso che lui, insomma, si conosceva già, è un ottimo giocatore, quindi non era facile magari integrarsi subito nel gruppo di Benitez, invece ieri, insomma, ha dimostrato di saperlo fare, e speriamo comunque che tutta la squadra vada dietro a questo ottimismo, a questo buon umore, a questo nuovo arrivo, ecco. Maria, ti faccio l'ultima domanda, sì, perché c'è Atalanta-Napoli, una gara che è sempre molto vissuta con pathos dai tifosi azzurri. Si va a Bergamo, si ritrova l'Atalanta di Pierpaolo Marino, però ecco, 3 punti sarebbero davvero un grande toccasana, fermo restando che nell'ultimo turno di campionato sia la Fiorentina che anche le altre squadre, eccezione fatta per la Roma, in vetta hanno un po' frenato, quindi serve una vittoria. Serve sicuramente, anche perché sono arrivati questi due pareggi, questi ultimi due pareggi in campionato, soprattutto il penultimo, insomma, negli ultimi minuti, veramente ci ha lasciato tutti un po' perplessi, ecco. Quindi in questo momento servirebbe sicuramente una vittoria in campionato. Certo è che l'Atalanta comunque è una squadra sempre un po' ostica, no? Soprattutto quando gioca in casa, quindi diciamo che bisogna sostenere la nostra squadra, perché molti dicono però non vince, eccetera eccetera, ma c'è da dire che loro sono i primi, cioè i giocatori, la squadra, la società, l'allenatore sono i primi che vogliono vincere, quindi sicuramente ce la metteranno tutta. Ed evitiamo questa Atalanta-Napoli, insomma, credo. Evitiamo i fischi a gara in corso, no Maria?
Cosa? Evitiamoli questi fischi a gara in corso. Ma io i fischi li eviterei sempre, perché comunque sono sempre un po' di cattivo gusto in generale. È vero che poi il pubblico si può esprimere in maniera positiva con un applauso e negativa con i fischi, però fischiare alcuni giocatori che invece magari due settimane fa si sono portati in braccio come degli dèi mi sembra un pochettino troppo. Forse occorrerebbe una via di mezzo, sia nell'uno che nell'altro caso, sia nell'esternare la positività che la negatività, sempre un pochettino di misura, ecco. Un abbraccio, un bacio forte alla mia amica Maria Mazza, grazie Maria. Un bacio Maria. A voi, a presto. Grazie Maria per il tuo ritorno, finalmente finisce un incubo, grazie. Michele, ti lascio il microfono perché adesso... Vabbè, non vuoi salutare Yolanda, scusa. No, facendo i complimenti ovviamente alla prima parte della trasmissione, ho rivisto un grande... Vuoi salutare Yolanda, scusa? Vuoi fare la personcina per bene e salutare Yolanda? Non sapevo Yolanda. Che fosse già in onda. Dai, scusa. Buon pomeriggio a Yolanda De Rienzo, nuovo acquisto di Napoli Magazine. Ciao Yolanda, come stai? Ci sono, sì, ti stavo ascoltando. Stavo ascoltando che volevi andare via senza salutarmi, ma non c'è problema, sono abituata a queste scortesie, direttore. Non mi avevano detto che eri in diretta. L'abbiamo detto pubblicamente. Yolanda De Rienzo è abituata alle scortesie di Antonio Perazzolo, quindi sarà bacchettato. Io voglio lasciare spazio a tutti, ovviamente, non voglio toglierlo, quindi vi lascio veramente con grande piacere e grande onore il microfono, perché so che sta per arrivare Tommy Vandato. Certamente. Un abbraccio Mamma a tutti, mia. Buona trasmissione, forza Napoli. Ciao Antonio, un bacione tardi. Forte. Yolanda. Lo saluto anche io, perché in realtà gli voglio tanto bene. Ogni tanto devo bacchettare perché ci vogliamo troppo bene, mi prende sempre in giro. Vedi, però. Yolanda è come Jessica Rabbit, Antonio, lo disegnano così, ma non è così poi alla fine. Alla fine è buono. Sì, infatti. Con noi c'è anche Tommaso Mandato. Ciao Tommy! Buon pomeriggio a te Michele e buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori. E allora, sarebbe fin troppo facile fare una battuta, però insomma io vi lascio, perché adesso, caro Tommaso, sarai messo sotto torchio dalle domande di Yolanda, insomma è una che quando ci va, e quindi insomma, che bello. Adesso risponderai faro in faccia. Aspetta che mi siedo però, guarda che se sei cattivo con me faccio come con il direttore, quindi attenzione, rispondi bene a tutte le domande. No, ma che no, allora, il clima è sereno e d'amicizia, infatti, quindi ci facciamo così. Per rompere il ghiaccio faccio una domanda a entrambi e poi riparte poi Yolanda a mitraglia con Tommaso. Allora, quanto è stata importante la vittoria di ieri contro la Lazio? Chi comincia? Vai Yolanda, per cavalleria Tommaso, facciamo cominciare Yolanda. Assolutamente sì, anche per capire che devo rispondere. No, vabbè, è stata importantissima, al di là dei giochi lo si vede anche insomma dal nostro umore quest'oggi, no? L'umore fa sempre bene e aiuta anche le gambe, come si vuol dire spesso, quindi diciamo che anche se la prestazione non è stata delle migliori, forse anche un pochino troppo sottotono, vincere una partita, passare il turno di Coppa Italia, avere un'altra competizione a cui pensare, visto che mister Benitez ieri ha detto: io sono più contento di giocare ogni 3 giorni perché vuol dire che ci sono tanti titoli da inseguire piuttosto che giocare di meno, quindi ben venga la Coppa Italia, a cui io tengo molto sinceramente. Non sono una di quelle che dice la Coppa Italia è una coppetta, insomma vale poco, per me vale come vale l'Europa League, come vale il campionato, quindi cercare di evitare il turno preliminare di Champions, quindi viva la prestazione di ieri, perché comunque ha portato il passaggio del turno e ha portato un'ottima ventata di buon umore, insomma. Tommaso? Sì, mi riallaccio sicuramente a quanto ha detto la mia maestra della giornata, però voglio dire effettivamente che al di là di tutto, insomma, è una partita molto molto delicata, è una partita non dico fondamentale ma veramente importante per il bivio che si era creato in questa stagione. Quindi io ieri l'ho definita una partita da vincere a tutti i costi, indipendentemente dal gioco e indipendentemente da come doveva arrivare questo risultato. È chiaro che si vede che la squadra è frenata sotto il profilo psicologico, c'è anche, lo dobbiamo ammettere, c'è anche una situazione fisica non esaltante, però l'importante per tanti motivi ieri si riuscì a passare il turno, e la manifestazione che forse è passata sotto piano, sotto, diciamo, non è stata messa in risalto, il giro di campo fatto al fermo da parte dei calciatori
è un fattore importante, perché secondo me è indicativo e dimostrativo del fatto che la squadra vuole sentire il calore della gente, cioè, ha sentito nei due pareggi, nei due risultati non del tutto positivi precedenti, ha sentito un'area di critica, un'area un po' pesante. Ieri con quel giro di campo ha cercato veramente di trasmettere, sì, diciamo che il risultato ottenuto era semplicemente un accesso a una semifinale di Coppa Italia, però è importante come sempre ai fini dell'ambiente napoletano, il connubio che deve proseguire per la pubblica squadra. Certo, assolutamente. Sì, allora io partirei proprio allora a questo punto dalla sfida di ieri, perché anche Higuain comunque ha detto adesso guardiamo all'Atalanta nella conclusione della sua intervista, e appunto Tommy, guardiamo a questa Atalanta, un'Atalanta che comunque magari ha voglia di rivalsa dopo la Coppa Italia, dopo quello che è successo in campionato contro il Torino. Che Atalanta ti aspetti, anche comunque se non erro per le squalifiche di Carmona e Brivio, quindi come l'Atalanta affronterà questa partita contro il Napoli? Brutta partita, perché innanzitutto il giro di ritorno è completamente diverso dal giro di andata, per cui poi le squadre motivate a mille, troveremo una squadra che ha tanta necessità di fare punti per la salvezza, troveremo una squadra dove ci sono diversi ex, troveremo una squadra che abbiamo già visto a San Paolo un po' con il dente avvelenato, troveremo soprattutto ancora una volta un ambiente molto ostile per quanto riguarda la tifoseria, però è chiaro che dipende molto sempre esclusivamente dal Napoli. Il Napoli è un po' stanco, sinceramente, ci sono gli uomini principali, gli uomini più importanti come Albiol, lo stesso Higuain, lo stesso Caleglion, che stanno giustamente, umanamente dico, tirando un po' il fiato, e quindi chiaramente mi auguro che chiaramente però insomma si riesca a trovare quel colpo decisivo per portare ancora i tre punti. Quindi assolutamente una partita ostica, non facile sulla carta, però proprio riprendendomi anche, insomma, riprendendo di nuovo la partita di ieri, c'è stata un'ottima prestazione di Jorginho che mi permette di fare un attacco sul mercato. Cioè, Jorginho comunque ha convinto, anche se all'inizio quando è arrivato in casa Napoli, insomma, tutti dicevano magari è giovane, in una piazza come Napoli, che cosa ci dobbiamo aspettare? A maggior ragione, al di là della prestazione di ieri, Jorginho dà qualcosa a questa rosa al centrocampo che prima non c'era? Sicuramente sì, nel senso che chiaramente questo si ha lasciato intravedere nella mezza partita dell'altro giorno, quello di sera, soprattutto una grande personalità rapportata a quello che è il ruolo e soprattutto all'età che ha. Per cui diciamo potenzialmente un grande giocatore. Chiaro che adesso tocca a noi, dico a noi come mente napoletano, cercare di non caricarlo o sovraccaricarlo di responsabilità o aspettare insomma che gli si dia il giusto valore. Questo ragazzo deve crescere, ti ripeto, ha tutte le potenzialità, al 95, cioè giovanissimo, però a me quello che penso anche insomma parecchia gente, quello che mi ha meravigliato in positivo è il fatto del della sua grande personalità, stare in mezzo al campo, certo, entrare subito e farsi da padrone, insomma è da tutti. Assolutamente, assolutamente, l'hanno notato molto i tifosi, come hanno notato il fatto che i nomi che siano arrivati rispetto a quelli che si facevano all'inizio, non so, penso a Capò, a Mascherano, sono insomma meno noti al campionato italiano. E proprio per questo ti faccio la domanda anche riguardo a Ghoulam e ad Enrique, se anche loro possono davvero dare un apporto positivo oppure possono essere insomma un'aggiunta alla panchina, voglio essere anche un po' provocatoria. Allora, io credo che effettivamente dobbiamo essere realisti, è chiaro che tutti si aspettavano che arrivasse qualche giocatore di un'esperienza soprattutto internazionale maggiore. Sono arrivati tra virgolette, non dico due scommesse, ma due giovani giocatori su cui si dice un gran bene. Da una parte chiaramente c'è il fattore positivo, che lo stesso si diceva praticamente di Caleglion o Mertens, perché sfido insomma un po' tutti sul fatto insomma che all'inizio della stagione conoscevano già le grandi doti di questi calciatori, sono state chiaramente delle grandi sorprese. Mi auguro che sulla falsa riga anche questi giovani insomma possano dimostrare e inserirsi veramente in un calcio italiano, che se resta, non dico più bello, ma sempre più difficile. Anche perché poi dal punto di vista tattico oggettivamente è più difficile far
insomma far inserire bene negli schemi di gioco un difensore piuttosto che un attaccante o un centrocampista. Cioè ci vuole comunque un po' di tempo sia per abituarsi al campionato italiano sia per entrare negli schemi di una nuova squadra. Quindi come vedi questo inserimento? Cioè pensi che possa essere nell'immediato o che ci voglia un po' di tempo, insomma? No, credo ci voglia un po' di tempo assolutamente, ecco perché io speravo che arrivasse qualcuno che già conoscesse il campionato italiano, perché no, un calciatore che già milita in questo campionato in italiano oppure che già milita in questo nel nostro campionato e che conosce poi quelle che sono le difficoltà. Noi abbiamo una lacuna indietro, lo sappiamo da mesi, insomma chiaramente era questa la priorità assoluta. Si cerca di ci si augura insomma di aver colmato questa lacuna con Enrique e con lo stesso Goulam sulla sinistra. Io ti ripeto, è chiaro che sono abituato a parlare quanto ho verificato, mi chiamo Tommaso, quindi ci devo mettere in mano insomma per vedere. Però è chiaro, è giusto insomma prima di dare dei giudizi affrettati vedere di che cosa stiamo parlando. Io voglio chiudere facendo invece, ecco, come abbiamo aperto, facendo una domanda a entrambi. Sì. Roma oramai quest'anno sembra veramente scritta nel destino del Napoli. Perché? Perché ce l'abbiamo davanti in campionato, la dobbiamo affrontare due volte per arrivare in finale in Coppa Italia per giocarla a Roma. A questo punto della stagione, se dovete fare una sorta di borsino, come siamo messi? Yolanda, Tommaso. Ecco, ok, io aspetto sempre perché effettivamente sono stata anche siamo cavalieri, bella veloce sulla lastica, siamo cavalieri, quindi... siamo cavalieri. grazie al contrario, no, di Pietrazzuolo, quindi insomma no, è un cavaliere, no, ci mancherebbe, poi ci sta ascoltando, hai capito? Io poi lo devo sopportare anche in privato, poi mi scrive su WhatsApp, che cosa hai detto? Ci mancherebbe. Comunque, ritornando alla Roma, io oggi ho un'indagine molto interessante riguardo agli acquisti della Roma, ad esempio, perché stai sentendo moltissimo anche nel mercato di gennaio, non solo su quello che diciamo il pronto quindi Nainggolan, quello là, insomma, un giocatore, quel giocatore che si può servire nell'immediato, ma anche nel futuro. Quindi in questi giovani da scoprire come possono essere poi quelli che sono arrivati al Napoli adesso a gennaio. Questo che significa? Che comunque ragazzi, la Roma è una squadra che sta investendo tantissimo ed è una squadra che comunque ha trovato l'allenatore giusto per mentalità, con la mentalità giusta, ci vuole anche un pochino di fortuna. Ti tengo a sottolineare questa cosa perché spesso si dimentica che nelle partite gli episodi sono molto importanti, quindi diciamo che la Roma gli ha girato tutto giusto fino adesso, cioè siamo obiettivi. Il Napoli, se recupera un pochino di grinta, quella che forse fino ad adesso è mancata per una questione sempre, ribadisco il concetto di mentalità, però insomma ogni allenatore è diverso, Benitez lo si vede proprio, che ha proprio un atteggiamento diverso rispetto alla gara. Vediamo se questo insomma servirà ai giocatori del Napoli o meno, però ci vuole una svolta, perché altrimenti questa Roma non si acchiappa, non si prende. Tommaso? Beh, chiaro, sì, il discorso si dà perfettamente. La Roma, diciamolo tutta, è la grande sorpresa della stagione, ma non tanto perché chiaramente in considerazione tanto di quello che è stato il mercato estivo, perché sono stati messi a segno dei colpi eccellenti in tutti i reparti ed è proseguita anche in questo periodo di sessione invernale. Ma è chiaro che è un allenatore insomma che è riuscito a entrare subito nell'ambiente, questo non è facile, ricordiamoci insomma le grandi polemiche che c'erano già fino all'anno scorso. Questo mix chiaramente dell'allenatore e del direttore sportivo che è riuscito a prendere a centrare i punti che si era prefisso, guardando anche al futuro, perché la Roma sta facendo una grande opera anche in prospettiva, prendendo i migliori giovani che ci sono in circolazione, quindi la dice lunga sul progetto di questa Roma. È chiaro che, come diceva Giolanda, e concordo perfettamente, la Roma è partita sin troppo bene. Adesso dobbiamo dire insomma se regge fino alla fine, perché la partenza a razzo che c'è stata è stata notevole. Quindi io penso che questa pausa di flessione del Napoli, spero che mi auguro che chiaramente sia stata anche preventivata, per poi ripartire, fino visto in considerazione anche i numerosi impegni che ci sono su tutti e tre fronti, per ripartire poi nella seconda parte della stagione con lo stesso smalto, la stessa lucidità e la stessa brillantezza che abbiamo visto in Napoli delle prime partite.
Napoli Magazine. E ritroviamo il nostro direttore Antonio, buon pomeriggio. Ma velocemente, che fine ha fatto Enrique? Dai il tempo di firmare, dai. Sei frettilla. Buon pomeriggio invece a un grande maestro, a Mimmo Liguoro. Ciao Mimmo, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a voi, buon pomeriggio. No Mimmo, cioè, volevo fare una battuta. Quando Antonio ha detto dagli il tempo di firmare, ma che devi fare? Filumena Matura. Murano. E probabilmente c'è qualche difetto, qualche problema nelle mani. L'importante è che non abbia nessun difetto nei piedi. Mimmo, brilla Giorginio, decide Guain, il titolo del tuo editoriale su napolimagazine.com, dove parli ovviamente di questo 1-0 che è importante per andare avanti in Coppa Italia. E poi ci sarà la sfida, no? Una volta si diceva, come scrivi appunto, le stelle del centro-sud contro la Roma di Rudy Garcia, un appunto anche a Benitez nel finale. Questa fase del mondo calcistico italiano è un po' caratterizzato da questo incontro scontro Roma-Napoli, Napoli-Roma, Lazio compresa. È una vecchia storia molto simpatica del calcio italiano, questa rivalità tra le due città vicine del centro-sud. C'è stata sempre, ci sarà sempre. Prima era ancora più sentita, in verità. Poi l'andamento delle cose, il campionato che si è arricchito di altri protagonisti, insomma, è un po' scemata questa tensione che le partite con la Lazio e con la Roma provocavano, ma c'è sempre uno sfizio in più quando si gioca con la Roma o con gli azzurri, anzi con i biancocelesti della Lazio. E ieri sera c'era anche questo nell'incontro, che però è stato un incontro all'insegna, devo dire, di una buona e felice sorpresa, la prestazione di Giorginio. Non posso non chiederti però dei fischi a Insigne, come l'hai vissuti? Ecco, io dico che i due protagonisti della serata sono proprio stati questi due, in positivo Giorginio e non direi in negativo, ma su un altro versante Insigne, e ci sono stati questi fischi nei suoi confronti. Io personalmente, la mia opinione è che sono fischi sbagliati, perché Insigne intanto ha già dimostrato di essere un valore calcistico e non può bastare una partita che va non nel verso giusto per metterlo in croce. Poi numero due, Insigne è giovane, ha ancora una carriera davanti a sé, lui è esploso, adesso è anche in una fase di assestamento del suo modo di giocare, bisogna lasciarlo tranquillo. Se gioca male una partita indubbiamente dispiace, ma non bisogna colpirlo con fischi offensivi di questo genere. Quindi io ritengo che non bisogna creare un caso Insigne, sarebbe un suicidio, sarebbe una come si dice, un autolesionismo che i napoletani farebbero nei loro stessi confronti. Con la tua grande serenità hai sempre chiesto, e anche signorilità, tuoi acquisti al Napoli, Enrique, abbiamo detto di Giorginio, Goulam, che abbiamo visto già con la maglia del Napoli nel centro sportivo di Castelvolturno, alla fine Benitez ha chiesto, De Laurentiis l'ha accontentato. De Laurentiis l'ha accontentato, l'importante è che ci sia questa volontà di riempire i vuoti che il Napoli aveva nel suo modulo di gioco, l'avevo detto tante volte, il centrocampo e la difesa. Adesso ci sono ancora dei problemi da risolvere indubbiamente, però credo che la strada imboccata possa essere quella giusta, e Giorginio appunto è la lettera A di questo nuovo progetto che riguarda il Napoli. Indubbiamente poi c'è una necessità di mettere la squadra al passo con le rivali, perché altrimenti rimarremo sempre al livello di sogni inespressi, di sogni che non si realizzano. Noi vorremmo che i sogni dei tifosi napoletani, di noi stessi, si realizzassero, quindi auspichiamo una campagna acquisti rapida e intelligente. Bene, e io non posso fare altro che alzarmi in piedi e ringraziare Mimmo Liguoro, non solo perché lo reputo un amico personale che è sempre a disposizione, e mi dispiace anche quando purtroppo
lo costringo tra virgolette a fare le ore piccole, lo dico pubblicamente, per gli editoriali che si presentano di mercoledì notte, caro Mimo, però veramente... No, tu mi hai fregato, perché non è colpa mia, vero? Mi hai assegnato il mercoledì, che di solito è un giorno di partita. Esatto, il giovedì, che di solito, sai, era un giorno tranquillo, invece poi... Una volta, poi tu callidamente perché mi hai fatto in modo che... No, è un piacere fare qualcosa per Napoli Magazine e per persone come voi, come te, veramente così limpide e appassionate. Grazie Mimmo, un abbraccio Mimmo. Forte. Ok, a presto, ciao. Antonio, da un fuoriclasse all'altro. Sì, perché sono davvero contento che ha accettato con immenso piacere il mio invito. Gliel'ho detto proprio così, ho detto: senti, ma che diresti di parlare del Napoli quindi sotto una nuova veste? Tu hai vinto tutto nella tua carriera, plurimedagliato, un nuotatore che ha fatto gioire gli italiani, ma è napoletano, verace, è tifoso del Napoli, quindi adesso lo coinvolgo sotto un'altra veste. Do il buon pomeriggio a Massimiliano Rosolino, ciao Max. Buon pomeriggio a voi. Tutti in piedi per Massimiliano Rosolino, e non guai se non fosse così. Ciao Max. Ciao. Massimiliano, finalmente una vittoria del Napoli, quindi se sapevo ti chiamavo prima, perché due pareggi in campionato, però ecco, arrivata questa vittoria in Coppa Italia contro la Lazio, siamo tutti più contenti. No, io direi che comunque era una cosa che non è una questione di meritare o meno, è una cosa che ci voleva, perché dall'anno nuovo, già a dicembre, il Napoli un pochettino ha sofferto, principalmente perché partendo alla grande qualsiasi cosa fai dopo sembra comunque meno positiva. Poi comunque ci sono delle squadre antagoniste che hanno voglia di dire la loro, vuol dire, a parte la solita Juve abbiamo la Roma che in qualche modo ha una squadra che fa la differenza, squadra inteso come vuol dire, c'hanno Totti e tutti quanti di conseguenza si mette proprio a forma di freccia per cercare di raggiungere l'obiettivo. Tanto è vero che anche loro sono riusciti a beffare la Juve proprio nella Coppa Italia. Per fortuna il Napoli adesso riprende una bella rincorsa, questo è uno dei tanti risultati positivi della stagione, ricordiamo, insomma, abbandonando un po' la Champions e il campionato diventa diciamo tutto possibile, questo è quello che deve capire il tifoso napoletano, che tutto è possibile e Benitez deve cercare di fare la differenza. Adesso si vede con un po' di pressione, si vede la differenza tra un tecnico che veramente ama la propria squadra o lo fa soltanto di mestiere. Massimiliano, questo spazio è dedicato a te, quindi io mi diverto a farti le domande sul Napoli, però sai... Non esagerare però, perché... No, sempre con grande calma e serenità. Però mio padre mi ha passato l'auricolare, mi sta dicendo tutto lui, Allora non è la come Ambra, quindi c'è l'assistente. No, però se sei d'accordo, dato che mi ha telefonato in questo momento un tifoso, di solito non lo faccio mai, però dice che è un tuo grande fan, se sei d'accordo voleva farti una domanda, glielo facciamo questo regalo. Vai, come no, ci mancherebbe. Allora, buon pomeriggio a Marco, ciao Marco. Pronto? Sì, buon pomeriggio, ciao Marco, sono Marco da Napoli. Marco, scusami però, questa è un'eccezione che noi facciamo, perché sai che il filo diretto lo facciamo il mercoledì. Poi è la prima volta di Max, quindi insomma diamo questa possibilità. Quindi se è una domanda da fare a Max. Ma per me, io vi ringrazio, per me è un onore avere la possibilità di parlare con Rosolino. Poi personalmente io vorrei chiederle una cosa. Lei si sente più bravo a nuotare o a ballare? Vabbè, però questo non mi sembra. Ma io la vedo molto 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 bene sul palco di Ballando con le Stelle. Lei mi ha emozionato quasi più a ballare che a nuotare, non vorrei dirglielo, però lei mi sembra quasi un ex nuotatore ormai. No, ma questo è il mio amico, questo lo riconosco, questo Marco è il mio amico, secondo me. Posso aggiungere una cosa prima che dici il nome del tuo amico? Io credo che entrambi siete molto bravi in passerella. Ma diciamo che sicuramente io sono molto più bravo, perché magari solo imparare, ha più tempo di me per questo.
No, comunque buon pomeriggio anche a Diego Chiuzzi. Diego, subito ti ha sgamato. Ciao. Scusate, io voglio approfittare un attimo della presenza di due miti dello sport. Avete fatto gli spiritosi. No, mi è piaciuto. Mangio solo Razzelli. Sono due giorni che penso a qui a cosa dirti. Lo so. Io però voglio approfittare un attimo della presenza, Antonio, di due miti dello sport napoletano. Vai. Che ci hanno portato, che hanno portato il nome di Napoli in alto nel mondo, dovunque sono stati, per fare una sorta di rivendicazione sindacale, perché come sapete sta per una questione di proprio di gestione, sta per chiudere la redazione campana della Gazzetta dello Sport, e in una città come Napoli, dove ci sono Diego Chiuzzi, Max Rosolino, Ciro Ferrara, i fratelli Porzio, Pino Maddaloni, c'è chi più ne ha più ne metta, se vogliamo mettere tutte le medaglie olimpiche che abbiamo visto con sport diversi dal calcio, Napoli può farci un grattacielo. Non è accettabile che chiuda la redazione campana della Gazzetta dello Sport, e lo dico in presenza di Max Rosolino e Diego Occhiuzzi, due straordinari sportivi napoletani. Verissimo, giusto, hai ragione. Penso che c'è poco da aggiungere, in effetti. No, vuol dire, la verità è ovvio che hai detto bene, hai ricordato tutti quanti, anche Davide Tizzano, Carlo Silipo, insomma, Cuomo, purtroppo al giorno d'oggi immagino che, voglio dire, i conti non siano fatti con i gol che uno segna o con i record che uno riesce a portare a casa, e probabilmente anche la Gazzetta fa insomma fare le sue valutazioni. Però io invece voglio dire qual è la mia funzione, tra virgolette, parlare del Napoli con due grandi campioni, con due grandi fuoriclasse, poi un occhio al nuoto con Max lo daremo, e sempre come abbiamo fatto con Diego Chiuzzi alla scherma. Però Max, in questo momento, Diego, nel frattempo, se vuoi fare una domanda sul Napoli a Max te la faccio fare, perché è arrivato Ghulam, che è un esterno sinistro algerino. Non vi chiedo le caratteristiche tecniche. Fermati. Dove giocava Massi, questo giocatore? Spiritoso, non fare tanto lo spiritoso, che allora, sono preparato di te. Aspetta, il brasiliano del Palmenaz, no, quello è righe, tra l'altro. Aspetta, ci sbagliamo, non me lo sono segnato, maledetti. Ghulam, lo dico io, un classe 91 con ampi margini di miglioramento, un giocatore che prenderà probabilmente il posto di Armero sulla fascia sinistra. Però ecco, io dico, il Napoli finalmente sta mettendo a segno dei colpi, Max, e quindi è giusto così. Ma sai quel fatto, la verità è una, e forse Diego mi aiuterà in questo mio, diciamo, discorso, che una squadra si incomincia comunque a forgiare come una sfilata di moda, bisogna pensare già all'anno successivo, perciò questi sono tutti giocatori che indubbiamente sono bravi, hai detto tu, promettono benissimo, però è fondamentale adesso fare squadre con quello che abbiamo a disposizione. Tutti quelli che arrivano adesso, è ovvio che poi magari se vanno forte è perché sono diciamo incentivati dall'euforia iniziale, se non vanno forte perché ancora si devono inserire. Il Napoli deve fare la differenza con il suo grande allenatore, che è Benitez, e con quello che adesso ha a disposizione, che non è più la squadra che cercava di arrangiarsi a fine campionato, ma una squadra che deve cercare assolutamente di portare un podio a casa nella classifica, insomma, del nostro campionato, e perché no, sognare un pochettino in coppa. Ed eccoci pronti a ripartire, lo facciamo come sempre con Antonio Corbo. Buon pomeriggio, Antonio. Buon pomeriggio a tutti. Antonio, prima di parlare della partita proprio di ieri, se ha detto qualcosa di nuovo e soprattutto quanto è stato importante vincere, io volevo farti la domanda sui fischi a Lorenzo Insigne. Il giocatore ha reagito in un modo in cui non doveva reagire. Ieri Pepe Reina, apre chiuso parentesi, ha detto: abbiamo già parlato negli spogliatoi, sono cose che non diciamo, ma abbiamo già parlato, facendo intendere che sarà stato ovviamente richiamato dai senatori del gruppo. Ma è possibile che Napoli non riesca mai a trovare un punto d'incontro più disteso con i propri figli? Sì, però la colpa non è di Napoli, attenzione. Insigne è ormai un calciatore professionista, è un uomo maturo, è un giocatore che saltuariamente veste la maglia della nazionale, quindi deve avere un comportamento consono. Immaginate
attore, magari l'attore di prosa, che dal palcoscenico replica al pubblico, ai fischi. Bisogna accettare chi, così come avrà avuto e li ha avuti tanti applausi, deve accettare anche i fischi, perché lì ha giocato sinceramente male. Detto questo, bisogna dire che i fischi sono stati impietosi, perché in fondo nei confronti di un giovane i tifosi potevano essere più clementi, mi sono sembrati astiosi. I fischi però coincidono, e questo credo sia un punto un po' più oggettivo, i fischi coincidono con un momento della partita che vedeva il Napoli ancora solo 0-0, un Napoli quindi deludente, e sappiamo benissimo che i tifosi in questo momento hanno molti motivi per essere insofferenti. A questi annunciati e non completamente eseguiti, molte promesse, è una squadra che ha parlato senza misura di scudetto ad agosto e settembre, poi a mano che si andava avanti si cominciava a parlare al secondo posto, ora bisogna riprendere il terzo posto, quindi il pubblico ha tanti motivi per essere deluso, e ovviamente c'è stata una coincidenza tra la delusione di quel momento e l'uscita di Insigne dopo una partita veramente al di sotto delle aspettative. Nel frattempo, caro Antonio, ti do il buon pomeriggio, è arrivato Giorginho, una prestazione tutto sommato positiva, delle buone verticalizzazioni, Enrique, Goulam, quindi qualcosa si muove, però in tutto questo bailam, no? Si sta parlando tanto di mercato, io ti chiedo, ma tu come hai letto anche le indiscrezioni provenienti dal libro di Walter Mazzarri, quel Giornalisti Irrisolti? Era un atto dovuto da parte del tecnico oppure un atto di ingratitudine, perché poi tutto sommato no, stampa napoletana l'ha sempre appoggiato, no? Ma i giornalisti non devono né appoggiare né distruggere, i giornalisti devono dire la verità, raccontare la verità ed essere pronti a dimostrare quello che dicono. Mazzarri doveva, fosse stato diverso, doveva, quando riceveva le critiche, replicare. Si può mandare una lettera al giornale, si può telefonare a Prima Radio, alla televisione, dicendo: io sono Mazzarri, queste critiche le respingo perché credo che siano in malafede. Invece mi è sembrato un po' come quel film ambientale di Gassman, Alberto Sordi, che dopo aver superato il corteo di scioglianti poi si fa un giostaccio irridente a quelli che si dice lavoratori, perché ormai il carro è lontano. Mi è sembrata questo, mi è sembrata una cosa un po' una caduta di stile, non la prima, poi diciamo pure la verità. Mazzarri è uno che si racconta molto, ovviamente si racconta come lui racconta il personaggio che vorrebbe rappresentare, invece diciamo che è un po' diverso da come lui tenta di apparire, cioè l'uomo focoso tutto in un pezzo. Mi risulta che chissà quante volte molti dicono che lui la stessa Gazzetta dello Sport, per esempio, ha pubblicato un articolo dicendo che lui da tempo telefonava ai giornalisti della Gazzetta dello Sport. Diciamo che è stata un'intemperanza, ma io la giustifico tranquillamente, perché io non mi rivedo nei giornalisti di cui mi parlo, perché io l'ho criticato quando c'era da criticare e l'ho elogiato quando c'era da criticare qualche volta, quindi non credo. Poi i giornalisti risolti non è il mio caso, quindi infatti non era riferito a te, era, allora, forse era una riflessione proprio generale, credo, no? Di avere una carriera un po' che mi mette al riparo da questa critica. Ben al di là della carriera di Mazzarri, Antonio, per chiudere il discorso. Ma comunque a Mazzarri vanno da un giornalista napoletano che conosce il calcio degli ultimi 40 anni con 4 mondiali, mandano i miei auguri, i miei saluti, il mio in bocca al lupo. Credo che per lui in questo momento la cosa più importante sia risolvere i problemi dell'Inter e riportare in alto la sua credibilità, che al momento è compromessa da risultati assolutamente deludenti. Giusto. Antonio, invece sul fronte mercato, Benitez aveva fatto delle richieste, guardando un po' quelle che sono le notizie dell'ultima ora, tra Giorginho, ripeto, Goulam e Enrique, qualcosa è arrivato dal mercato, finalmente, direi.
ma per fortuna, per fortuna che c'è Benitez, che con Mazzarri e con Vigon il Napoli è andato avanti, con Cavani che è stato un colpo fortunato e un'intuizione del presidente della Juventus, e poi era la struttura lasciata da Marino nel 2009. Dal 2009 agli ultimi tempi il Napoli ha fatto 35 acquisti e all'85-90% sono stati acquisti, sono arrivati i giocatori per dirla a Mazzarri di soldi. No, no, assolutamente, assolutamente d'accordo. Invece un'altra curiosità che ti volevo chiedere, che ovviamente riguarda il Napoli, questo brasiliano che tutto sommato ha fatto vedere delle cose importanti, no? Dei gesti che fanno che promettono bene, mi riferisco ovviamente a Jorginho. Tu che idea ti sei fatto? Jorginho è un giocatore, lui l'ho osservato nella partita Verona-Napoli, ho osservato l'attenzione, poi lo conoscevo già, l'ho visto in campionato, è un giocatore fragilino, infatti c'è stato quando ha preso il fallo, ha commesso il fallo beccando la munizione, ha dimostrato un po' una sua fragilità, però è un giocatore tecnicamente più che sufficiente, direi ottimo, un giocatore che ha una visione di gioco, secondo me è il giocatore giusto, io ho scritto nell'articolo di Repubblica sia nel blog, sì. È una carta in più nelle mani di Benitez per dare il cambio a Baxit quando ce n'è bisogno, non più con Pandolo ma addirittura con Jorginho, perché uno possa stare più avanti e lega meglio il comparto di centrocampo con Higuain. Bene, e allora Antonio, secondo me questa è la grande novità di Jorginho, è uno che può essere usato non come uno dei due mediani tradizionali del 4-2-3-1, ma questa è una cosa importante che dici, quindi lo vedi anche più proiettato in attacco. Esatto. Io lo vedo se c'è Amsic in forma e dopo Amsic, altrimenti Jorginho è il degno sostituto di Amsic al centro del terzetto di trequartisti che stanno nell'orbita di Higuain. Quella è una posizione giusta perché lui può fare da raccordo con la linea mediana e quindi dare una maggiore copertura, può distribuire il gioco, sa passare la palla, se è il caso sa anche tirare. Qui è un giocatore completo, non ha i lampi da fuori classe di Amsic, ma ha una eleganza costante e una lucidità perenne degna del buon centrocampista tecnico che può giocare anche 15 metri più avanti. Io ringrazio per essere stato in diretta con noi come sempre il giovedì Antonio Corbo da Repubblica, grazie Antonio. Ciao a tutti. Ciao Antonio, grazie. Anche se Antonio, io volevo dire una cosa, che la questione di Mazzarri, prima di tutto possiamo anche non ci interessa più di tanto, certo. Dobbiamo dire che non ci abbiamo fatto comunque una bella figura perché vabbè, è chiaro che se ti chiama in causa poi la risposta. Ma ti sei sentito chiamato in causa? Io no, perché non ho problemi a dire che con Mazzarri ho sempre, forse sono stato uno dei pochi a avere un rapporto. Le reazioni sconsiderate solitamente si calcolano dall'una e dall'altra parte. No, quindi, dico ovviamente di rispetto dei ruoli, però c'era un rapporto, quindi posso dire che se dovevo scambiare una parola con Mazzarri la potevo scambiare in tutta serenità, forse ero uno dei pochi, però non mi vergogno a dirlo, quindi non c'è niente di male a sottolinearlo. Però posso dirti che ho trovato incomprensibili quei fischi a Lorenzo Insigne, Michele, perché effettivamente... Ma guarda, facciamo così. Eravamo ancora 0-0. Che chiediamolo, facciamo così, chiediamolo a Peppe Iodice, così ci togliamo dagli imbrogli. Ma non è Peppe Iodice, lo devi presentare bene, è l'agente di Jorginho. Buon pomeriggio a Peppe Iodice. Buon pomeriggio, tanto che fa tanto, mancano 3 minuti alle 4, non ci siamo riusciti, come ce l'hai fatto? Guarda, allora sveliamo che siamo partiti con Peppe Iodice dalle 14:40 fino alle 16:01. Però ci siamo riusciti. Voglio dire, prima di tutto Mazzarri ce l'avevo proprio con tutto e tu, quindi è inutile che me lo vada a me, cioè lui non l'ha voluto dire, ma io da fonti certe so
che ce l'ha proprio con tutti e due, quindi voi siete irrisolti. Io quando lo sa c'ha Petraccio, lei irrisolto, quindi voglio dire che ce l'ha. Mi ha dato uno scoop come tuo solito. Allora Mazzarri dice il meglio deve ancora venire, cioè voglio dire, infatti sta vivendo la migliore stagione della sua carriera, cioè, da sempre direi. Sì, penso che sia veramente, non possa lamentarsi, meglio che si muovi, cioè, all'Inter, quindi sta andando benissimo. No, io la cosa, i rischi a Lorenzi non sono d'accordo, cioè non sono, nel senso che poi lo spettatore può fare quello che vuole, no? Magari a fine partita, no? Se proprio uno deve dire... Sì, ma voglio dire, non erano, cioè io posso fischiare Lorenzo, si mostra... strafottenza, si mostra poco impegno, ma non indovino certe cose, oppure non è una serata di grazia, da fa, allora reveglie che le smacir, cioè dovrebbe denunciarlo, reveglie dovrebbe essere denunciato, querelato, cioè deve essere fatto. Invece Lorenzo è vero che è per troppo amore, però secondo me quei fischi non vanno fatti. Certo, certo. Però detto, voglio dire, la madre dei fan Lorenzo non ha reagito, la cosa. Quindi insomma, io capisco che nella foga agonistica uno esce dal campo, si sente fischiato, pure io sul palcoscenico se mi fischiassero io posso avere una reazione, no? Però se ho una reazione sbaglio, anch'io insomma. Quindi secondo me non, io l'appello che posso fare, i tifosi come io, proprio Lorenzo no, cioè, insomma. Giusto. A tutti non fischiamoli, però proprio Lorenzo no, pure perché il risultato che si ottiene non è un risultato positivo, ma infatti, non è che perché l'hanno fischiato e non so com'è, cioè si può avere solo che gioca male pure la prossima, perché sta psicologicamente provato da questa cosa qua. Poi si dice i professionisti stanno a fare picchiare, però per li faccio fino a un certo punto. Flash finale, perché siamo in chiusura, come vedrai da l'orologio. No, guarda, sono 4 ore. Guarda, è colpa tua. Io ti ho detto intervieni un'ora fa, no, non può, vabbè. Comunque, per me possiamo anche andare in... No, ma in realtà, Ma la dobbiamo finire, senta, per la mia vita mi stai comandando una bacchetta. Mi chiama allora, diciamo, mi credi, no, dico, ehi, tengo pure una famiglia. Che la mia moglie sta come una pazza, veramente, è decisa, vuole venire a casa tua, Ah sì, vabbè, casa poi... tua, che bello, scasso, te immagini fotografica a tuo padre e a Maluasso giocato la mia, cazzo, una volta che la mossa puso stai, che vanno fa, che mi sono visto, era successo, si può mandare giù. No, io volevo un tuo parere tecnico invece sugli acquisti, Giorginio, sì, l'abbiamo detto, Gulam e Enrique, sei soddisfatto? Allora, io sono soddisfatto fino, cioè nel senso che... E vorrevo estendere anche a tutti voi esperti. Secondo me, questi giocatori della Catania non li sa nessuno, cioè nel senso che bravo, voi andate a preparare, su Google va via appena YouTube. Il Gulam, dice, ma rennami, Gulam è uno da avere. Tutti noi tifosi che diciamo il buon Gulam è perché sono di Mavuglia, quindi è tutto una cosa, perché io non è che la prima. Normalmente io sono un grande tifoso del Napoli, ma non è che era preparato su Gulam o su Enrique, cioè la verità, cioè, allora io mi fido di voi, faccio malissimo perché non mi sono mai trovato buono, però io mi fido di Napoli Magazine. Quindi allora... se mi dice che Gulam è un esterno sinistro buono, io mi fido di Napoli Magazine. Poi sì, e cosa c'è sarà lettere come sanno lettere, io se c'era la città, poi Napoli Magazine. Certo, in diretta ti ritroviamo sempre qui con noi gli ultimi 30 secondi. Gli ultimi 30 secondi, la prossima volta abbiamo... Io poi sto scalando male, signori notate, è tutta una strategia mia. Peppe, tu lo sai che puoi intervenire quando vuoi in qualsiasi orario. Su pure. Dai, oggi mi vedi e tu dici no, mi dispiace, comunque c'è un amico che ci fa arrivare 4:30 così. Cosa farò per radio? Ci sarà una programmazione, la pubblicità. Ma perché non lo sai mai? Non sai mai radio, ti fai dice recuperare. Vabbè, non decido io. Io fino alle 16 ci sono, poi dopo entra subentra. Dopo se ne frega, Peppe, il problema è mio. Ma, cioè... ma tu ti devi informare, quelli ci sono i colleghi dopo, chi sono i professionisti, tu sai manco chi viene a Roma. Infatti, dobbiamo.
lo manda logo di ma tu sei chiamato adesso, ci sarà qualcuno. Ma che brutta figura, chiedo scusa all'editore, fate fare un corso a Pedrassuolo di programmazione di radio. Ci sono due conduttori bravissimi, Gigi e Agostino. E Vittorio, e poi Agostino viene nella seconda parte del pomeriggio. Guarda, non vabbè, uno ne ha ingarrato, Peppe. Pedrazzuolo è come il terremoto, è una calamità naturale, colpisce a tutti. Ragazzi, che oggi tra calamità naturale che l'altro che non sono è risolto, è risolto. Cioè, Peppe, veramente non lo so. Salvami tu. Sei soprattutto, allora io vorrei dire che Pedrazzuolo è soprattutto irrisolto. Quindi come dice il mister. La roba avrei risolto che pure dice, ma guarda, se potessimo fare lo scoop, vorrei capire chi. Perché sicuramente avrà in mente quei 3-4 nomi suoi, no Mazzani? Vorrei capire di chi parla, però boh, chissà. Radio.0 ha presentato Napoli Magazine.